una serata un po' particolare, nel senso che molti di voi ci conoscono e ci hanno già sentito cantare, ma molti no. E è la prima volta che abbiamo messo insieme tre cori diversi, Le Belle di Notte, il coro Nigritella, con cui quest'anno la scuola sta cominciando una collaborazione che speriamo prosegua, e poi il caro coro del laboratorio musicale della scuola Foscolo. Sono tre realtà diversissime, che più diverse non si può, ma proprio qui sta il bello, proprio del mettere a confronto realtà molto diverse come repertorio, molto diverse come vocalità, molto diverse come storia. E poi magari ognuno presenta brevemente il suo coro. Io dico semplicemente, mi scuso con chi ci conosce e ci segue da una vita, Le Belle di Notte sono nate quasi un po' per gioco, come proprio desiderio di ricavarci uno spazio per noi in cui lasciar fuori i problemi e le tensioni dell'esistenza quotidiana, uno spazio in cui stare bene, in cui stare insieme come amiche, in cui condividere tante cose, condividere anche attraverso la voce, attraverso il canto, attraverso la musica. Ci legano anche l'impegno sociale, abbiamo fatto tante cose insieme anche in questo campo e quindi alcune delle canzoni risentono di questo. Credo che possiamo cominciare subito cantando. Noi abbiamo scelto, anzi ho scelto, una serie di canzoni che sono abbastanza rappresentative di quello che abbiamo fatto un po' nel corso del tempo. Sono di repertori molto diversi, ma ci piaceva così proporvele proprio perché sono molto diverse tra loro e hanno fatto parte di un nostro momento diverso, di un nostro percorso diverso. Ne approfitto per ringraziare tutte le mie signore, anche perché questo per me è un periodo abbastanza difficile e pesante, il fatto di avere questi sorrisi, questi volti, questi canti è molto importante. Il primo brano che vi facciamo sentire, per cui ho chiesto la collaborazione di Lorenzo, è un brano che fa parte del nostro filone di canzoni africane, a cui siamo abbastanza legate. È un canto piuttosto semplice, è un canto proprio di richiamo per chiamare al canto, per richiamare l'attenzione, per cui ci sembrava giusto partire proprio con questo.